In genere cosa succede? Per esempio anche i miei amici romani, da Giovanni Cremiesi a Verdone, eccetera, mi dicono, ah, ma ho saputo che vai in Puglia a tirare il film, bella Trani, eh. Dove va? A Vicenza. E che vanno tutto, o a Trani, o a Lecce, eccetera. La cosa meravigliosa però, qual è? La cosa meravigliosa è un'altra. Io non pensavo che ci sono tanti ragazzi qui a Vicenza, e due io già li ho selezionati, senza sapere in che partito, in che posizione, in che cose, eccetera. No, non ci interessa la politica. No, ma perché queste cose appartengono alle istituzioni. Poi, anzi, voi dovete, in caso adesso lo dare un domani, spero ancora a te, al tuo oppositore, no, all'opposizione, come in democrazia. Dobbiamo crearlo ancora l'oppositore. C'è un ragazzo, ed dice, ha studiato a Bologna, ha fatto il DAMS e ha tutte le carte in regola perché ho visto anche un po' il suo curriculum, il suo materiale per poter lavorare. È chiaro che ci sarà una partecipazione, come mi è stato raccomandato dal Comune, giustamente, che investe in questa operazione, di prendere la maggior parte delle figurazioni delle comparse. Ma poi questo lo vedrete nel film. Domani la responsabilità che no, ma quelle di Barletto, no, quelle di no, saranno al 99% vicentini. Ho visitato questa scuola elementare dove mi ha montato la dottoressa, dove ho visto, Rachele, veramente che questa scuola, questi musicisti della scuola media mi hanno aiutato, esatto, botteresi, come sono rimasto sorpreso, mi sono emozionato a vedere da un centinaio di bambini suonare strumenti classici diretti da questi insegnanti ancora più meritevoli, e adesso abbiamo un secondo appuntamento, che hanno fatto una piccola orchestra che dovrebbe essere, non ha un valore solo locale, ma sicuramente regionale, e perché no, potrebbe avere un valore nazionale. E noi utilizzeremo parte di questi musicisti nel, non è detto che facciano parte, una piccola zona musicale della colonna sonora del film, e utilizzeremo all'interno del conservatorio, che sarà ambientato al Palazzo dei Studi, dico bene, e dove utilizzeremo appunto dei ragazzi del gruppo musicale. Stanno venendo fuori tante cose, perché da una piccola energia che è nata casualmente, io quel giorno appunto, col giorno della Madonna, del Pasqua, sì, dell'incontro, che tra l'altro si vedrà il Calvario anche nel film, a un certo punto il percorso che farà Ambra Angiolini, dopo aver attraversato tutta la città vecchia, si vedrà anche quello del percorso. C'è stato questo innamoramento, c'è stata questa storia che il film, adesso andiamo alla parte seria, cioè la drammaturgia del film è tratta da un testo teatrale di Luigi Pirandello che si chiama L'innesto. La storia, dico solo poche parole, se mi permettete, non voglio raccontare tutta la trama, se poi la gente. È la storia di una maternità, di cui la protagonista del film è soprattutto una donna che diventa madre in un modo o nell'altro. E inizia questa storia d'amore che condivide con il suo figlio, che condividerà questo figlio col marito, Raul Bova, la madre è Ambra Angiolini, c'è Valeria Solarino che fa la sorella, l'interprete della sorella di Ambra, in più ci saranno tutti attori regionali, per cui poi, voglio dire, sia il gruppo Abeliano di Bari dovrà dire grazie a Vicenti che si mette su questo film, loro sono entusiasti di venire a lavorare, anche che sono attori veramente di valore. Questo film ha un valore soprattutto letterario, è stato vero, che la Lucky Red ha già commercializzato il Festival di Cannes, ovviamente deve venire bene, perché sarà distribuito all'estero dagli inglesi. La scelta, che sicuramente sarà un film che avrà un percorso di grande sviluppo, anche di interesse, questo potrebbe promuovere la città di Vicenza più di tutti gli sforzi che noi abbiamo fatto per portare quelle famose 240 milioni di direttamente pubblici di questi 8 anni, opere, tutte le cose che lei ascolta, ma tutto questo non vale quanto quello che stiamo facendo oggi qui con Michele Faccio qui presente, piuttosto di immagine, di promozione e anche di immagine etica di questa città. Io penso che sia importante.
importante che si cominci a discutere presto, perché questa è la mia proposta, ma che ci deve portare l'attenzione del Consiglio Comunale, che al termine di quest'iter noi possiamo anche riconoscere la cittadinanza onoraria, anche le faccio, perché l'abbiamo fatto solo.